GG a tutti ragazzi, sono Alien e oggi parliamo del condottiero o warlord, se vogliamo usare i nomi originali in inglese. Vichingo, solo maschio, quindi è una di quelle classi gender locked, fa parte della categoria dei pesanti, quindi grande difesa, attacco un po' deficitario e non particolarmente veloce nei movimenti, anche se onestamente forse il condottiero è il meno lento di tutti gli altri pesanti. È dotato dunque di una spada corta, quindi ad una mano, e di uno scudo. E come si può intuire, è un personaggio che dà il meglio di sé dalla distanza ravvicinata. In questi gameplay, tratti da un evento esclusivo tenutosi a Parigi, al quale ho avuto il privilegio di partecipare grazie a Ubisoft Italia, beh, in realtà non vedrete moltissimo del personaggio, sempre per la solita questione. Non ho avuto tempo sufficiente per prendere confidenza e imparare ad usarlo, anzi, oserei dire che questo è un gameplay molto mediocre. Perché dico questo? Perché il condottiero è un personaggio che dovrebbe essere giocato di contrattacco, ovvero come non ho fatto io. I suoi attacchi non sono particolarmente potenti e non ha una mobilità eccezionale. È un attendista barra provocatore, se la gioca di testate e risposte rapide dopo i blocchi con lo scudo. Queste sue peculiarità non compariranno, ahimè, in questo video, non come voglio io almeno, ma cercherò di spiegare a grandi linee quali sono i suoi punti focali. Dunque, combo base, solo due, colpi focalizzati, ovvero attacco leggero e attacco pesante, e taglia e affetta, ovvero attacco pesante e attacco leggero. Naturalmente variare la guardia quando si usa la serie di attacchi è molto importante, direi quasi obbligatorio. Ma come detto, non si dovrebbe giocare così solo d'attacco. Una delle sue basi è l'utilizzo della postura blocco totale. Tramite analogico sinistro verso il basso, il condottiero si piazza in una posa con lo scudo davanti a sé a copertura completa di tutti e tre i lati contemporaneamente, può starci tanto quanto la sua barra della resistenza glielo permette, perché chiaramente stando in questa posa lui consuma energia. In pratica bloccherà tutti gli attacchi provenienti da tutte le direzioni, ottimo, specie in inferiorità numerica, ma possiamo decidere di interrompere la postura magari premendo attacco pesante, così colpendo all'improvviso, oppure tramite quadrato o X per eseguire una testata che però in questo caso non si potrà bloccare, ma solo schivare eventualmente. Una cosa molto interessante è quella di portare degli attacchi leggeri mentre il nemico ci sta attaccando. Usando il giusto tempismo si blocca il colpo dell'avversario e lo si contrattacca senza che questo possa rispondere. Ripeto, col tempismo giusto, cioè usare il proprio attacco leggero un attimo prima di venir colpiti. Tipo magari guardia alta nostra, guardia alta dell'avversario, l'avversario ci attacca e noi via con il nostro attacco leggero alto prima che l'avversario ci colpisca. Blocchiamo l'attacco e quindi lo contrattacchiamo. Il gioco è questo, come detto, provocatore, aspetta l'avversario e lo colpisce. Se poi blocchiamo un attacco e subito dopo premiamo quadrato o X, eseguiamo un contrattacco di scudo che possiamo connettere magari con un attacco debole per una combo assicurata. Per cercare di azzerare le distanze in fretta, possiamo decidere di usare attacco pesante quando in corsa per effettuare un salto spaccatesta. In realtà possiamo fare la stessa cosa premendo analogico sinistro in alto più X o A, più attacco pesante per effettuare uno scatto veloce con salto spaccatesta. Un'altra cosa che possiamo fare è sferrare il nostro attacco pesante col giusto tempismo, perché in quel caso non potrà essere interrotto, tipo con lo Shugoki. Decidiamo di sacrificare un po' della nostra vita per mettere a segno un colpo sicuro. Quindi se l'avversario in quel momento ci sta attaccando tipo con un attacco pesante, quindi già in vantaggio a livello di tempi rispetto a noi, noi possiamo fare lo stesso e non verremo interrotti, quindi manderemo a segno il nostro nonostante tutto. Lo scudo è chiaramente buono anche per spingere via gli avversari con delle cariche, tipo quella che si può eseguire dopo una corsa e premendo quadrato o X. E non so se sia una cosa voluta o no, sembra spingere via anche più di un avversario alla volta. Ora, onestamente il condottiero lo trovo un po' più versatile rispetto allo Shugoki, facendo una comparazione tra pesanti. Credo sia un po' più problematico da affrontare negli uno contro uno, viste le sue capacità di contrattacco. Non ha la potenza distruttiva del samurai, ma ha una difesa migliore ed è l'ideale per difendere punti di dominio, perché forse si tratta di uno dei migliori personaggi in grado di resistere ai due contro uno, quindi di fatto dando il tempo agli alleati di venire a dare una mano. Senza contare che tramite la postura blocco totale può assorbire una marea di colpi e quindi far crescere velocemente la barra della vendetta, così rendendosi più pericoloso. Bella classe davvero, ma che va usata bene, un po' come tutte certo, ma forse questa un pelino di più perché
il potere d'attacco del condottiero è limitato rispetto agli altri, il che significa che sarà necessario più tempo prima di finire un avversario se appunto si spamma senza criterio, perché i suoi attacchi non sono all'altezza, secondo me, di quelli delle altre classi. Ma dalla sua ha una certa velocità d'attacco, sempre rispetto agli altri pesanti. E se uno è in grado di provocare, di punzecchiare a dovere, allora la storia cambia. Ripeto, io mi sono divertito molto con questa classe, ma non l'ho giocata come si doveva. E mi è andata bene perché non sempre trovavo qualcuno di preparato contro di me. Nessuno aveva una vaga idea di come usare questa classe, quindi nessuno sapeva come contrattaccarla. E credo di averla usata davvero male, ma spero perlomeno di essere riuscito a far capire quali sono i punti di forza del condottiero. Quindi ripetiamo: contrattacchi, difesa, punzecchiatura, testate, spintoni. Ecco, descrizione più superficiale di questa forse non esiste. Bene, è tutto signori, a voi i commenti. Nel prossimo video parlerò della pacificatrice. Io come al solito vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Alien vi saluta, love and peace guerrieri.